tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti in un nuovo video, ma benvenuti a un video di Bix Win. Ed è un film perfetto per Halloween, ovvero la famiglia Addams. Come avrete capito, il video di oggi è sulla famiglia Addams, il film del 1991, non la serie TV. Ma tranquilli, se siete curiosi di sapere di più per quanto riguarda le figure del Dark Lady, ho in mente di fare un video su tutte le signore dell'horror. Se vi piace l'idea, fatemelo sapere con un commento qui sotto e arriverà. Visto che i video di Bix Win sono stati un pochino diluiti, ho detto, va bene, possiamo far continuare Bix Win fino a Natale, che problema c'è? Anche perché io sinceramente non posso girare pagina dopo Halloween. Mi dovevo convincere che dicembre non arriverà mai, non ci sarà mai il periodo natalizio di Vlogmas, niente. Ma iniziamo subito, questa sarà una recensione, ma soprattutto vi parlerò dell'analisi ben nel dettaglio, sia per quanto riguarda della famiglia Addams, delle particolarità del film, della caratterizzazione, ma soprattutto dei personaggi. E di come la famiglia Addams sia un film su una famiglia un po' strana, ma sia un film pieno di messaggi positivi sulla figura maschile, sulla figura femminile, a livello familiare. E senza fare grandi proclami come film di oggi, tipo guarda della prima famiglia oltre gli schemi, in realtà era un film davvero avanti per la sua epoca e non vedo l'ora di analizzare con voi. Pensavo anche di fare un film analizzando precisamente la figura di Morticia, anche quella di Vampira, oddio, non mi ricordo più come si pronunci, di Elvira. Nel caso siete interessati, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Spero vi piaccia questo video e nel caso fosse così, potete sostenere il mio canale mettendo un like, iscrivendovi al mio canale, condividendo il video, mi aiutano un sacco queste cose e non vi costano una lira, quindi grazie mille. Qui trovate il mio Instagram nel caso vi andasse di supportarmi anche lì, mi sono graffiata, aia, e qui trovate il mio shop in cui vendo tazzette ma satana, nel caso vi andasse di tingere la vostra vita di oscurità. A parte gli scherzi, iniziamo a parlare del film. La famiglia Addams è un film del 1991 ed è un film per famiglie. I personaggi sono presi dal fumetto e poi dalla serie TV. E non so se lo sapete, ma questo film vede le avventure, diciamo, di una famiglia, la famiglia Addams, e i due capofamiglia sono Morticia e Gomez. Loro si amano tantissimo, ma sono chiamati a vivere un'avventura, quella di accogliere il fratello di Gomez a lungo scomparso, ovvero Fester. Ma in realtà Fester è un impostore, perché in realtà è solamente un Gordon, che si è messo in combutta con altri criminali per rubare tutto l'oro della famiglia Addams. Come andrà a finire lo scoprirete guardando il film, se non l'avete mai fatto, oppure guardando la mia recensione, nel caso vi andasse. E dai, entriamo nel dettaglio per quanto riguarda il film. Questa recensione conterrà spoiler, perché come fate a non aver mai visto la famiglia Addams? Santo cielo! Il film è del 1991, come vi ho detto, ma la famiglia Addams aveva già scosso la cultura americana con un grandissimo successo per quanto riguarda la versione TV. E aveva fatto molto scalpore, sia perché era piaciuto molto, quindi era stato un successo, ma anche per il taglio, che era molto diverso dal solito. Era un'altra epoca e insomma i personaggi avevano questo umorismo un pochino macabro, si facevano dei riferimenti chiari, espliciti, sia alla morte e soprattutto al sesso. Il film prendeva tutte queste caratteristiche particolari e onestamente secondo me se uscisse oggi la famiglia Addams, la gente si arrabbierebbe tantissimo, inizierebbe a boicottarlo perché istiga la violenza, dà cattivi insegnamenti ai bambini, insomma non si potrebbe fare niente. Siamo in un'epoca in cui molte persone non hanno voglia di spiegare la realtà ai propri figli e sono convinti che i figli debbano apprendere così e tutto deve essere estremamente chiaro. Che vi sia piaciuto o meno la famiglia Addams, che vi piaccia la famiglia Addams, il film del 1991, così come la serie TV, era qualcosa che scosse letteralmente l'epoca, perché in realtà erano dei prodotti con dei messaggi molto interessanti e quasi rivoluzionari sotto molti aspetti, letteralmente emancipatori. Una delle caratteristiche che sconvolge di più della famiglia Addams sono proprio le figure femminili, Morticia e Mercoledì, che sono quelle che spiccano letteralmente all'interno della famiglia, per un motivo. Sono delle figure femminili molto ben strutturate, con diverse sfaccettature, ma diversissime dallo stereotipo femminile, che richiede molto spesso la società. Ma andiamo per un passo alla volta. Il film inizia con questi titoli in cui la famiglia Addams vuole gettare un pentolone di acqua bollente, di non so cosa, su delle persone che stanno cantando dei canti di Natale e come dar loro torto. Dopo questi titoli si passa alla casa, all'interno, in cui vediamo un cucù che è a forma della casa di famiglia Addams, in cui escono due figure, le figure di Morticia e Gomez. E questo non è particolarmente originale, ci sono molti film che iniziano con qualcosa tipo il cucù o roba del genere e molto spesso l'immagine è quella di due persone che si baciano a stampo. Qui c'è qualcosa di molto differente, perché Morticia e Gomez, i due personaggetti, sono in realtà, quando succede il cucù, finisce che Gomez mette la faccia proprio sul seno di Morticia. E già da subito viene resa chiara il tipo di coppia che andremo a vedere, ovvero una coppia attiva. L'ardore, il desiderio erotico è proprio un argomento fondamentale all'interno del rapporto che viene strutturato tra Morticia e Gomez. C'è questo ardore che è costante, insomma,
inteso come romantico, insaziabile, e i due sia all'interno della serie TV ma soprattutto dentro il film fanno un continuo riferimento alla loro attività sessuale. Una cosa, se ci pensate, rarissima, perché noi stiamo parlando di un film che è destinato alle famiglie, una cosa in cui generalmente a stento si danno i baci a stampo i genitori, ma la cosa era ancora più rivoluzionaria all'interno della serie TV. Era un'altra epoca all'interno degli Stati Uniti, pensate che anche la società statunitense era molto diversa. In quell'epoca, quando uscì la famiglia Adams, in cui c'erano dei chiari riferimenti nel fatto che i due facessero cosacce, sulla TV nazionale, diciamo che era una società statunitense molto più puritana. In quell'epoca era ritenuto disdicevole anche per le coppie sposate avere un letto matrimoniale. Pensate che all'epoca la maggior parte delle coppie sposate dormiva o in stanze separate o in due letti singoli anche dopo sposate, perché l'idea di comprare un letto matrimoniale voleva dire, lasciare fraintendere, che i due facessero cosacce ed era una cosa sconveniente. Quindi immaginate quanto poteva essere rivoluzionario in una società del genere parlare e rappresentare una coppia che palesemente faceva dei riferimenti a fare cose. Ma nel 91 ovviamente le cose sono cambiate, e se in cinema, all'interno delle serie TV, anche all'interno dei telefilm dell'epoca per la TV statunitense, non era una cosa più sconvolgente portare in scena il desiderio di un personaggio maschile di fare cosacce con una o più donne, diciamo che Gomez e Morticia diventano qualcosa di sconvolgente, perché in genere questo desiderio era possibile solamente per un certo tipo di coppie, coppie brutte, cattivi, eccetera eccetera, oppure coppie non sposate, oppure ancora a uomini single che potevano fare cosacce a destra e manca e le donne coscette chiuse. Questa è la particolarità, perché invece noi vediamo un desiderio erotico espresso sia dal personaggio maschile sia dal personaggio femminile. Infatti nel film del 1991 il primo dialogo che dirà Morticia è proprio riguardante la notte prima, in cui c'è un chiaro riferimento al rapporto che hanno avuto. Lei dice a Gomez: ululavi, sembravi un demone, mi hai spaventata, fallo di nuovo. Subito dopo c'è un altro dialogo in cui lei dice: Gomez, non ti torturare, quello spetta a me. E già questi riferimenti, immaginatevi in un film per famiglie, oggi l'avrebbero letteralmente sbranato questo film. E la parte interessante quindi non è solamente il fatto che si parli di fare cosacce tra marito e moglie, ma anche il chiaro riferimento in maniera esplicita della donna e del suo desiderio, quindi cosa le piace fare nella stanza da letto e anche un certo tipo di rapporti. C'è per esempio diversi riferimenti al BDSM all'interno della famiglia Adams, come per esempio lei che dice a Gomez di torturarlo, oppure ancora c'è nel finale del film in cui Morticia è sulla ruota della tortura. Insomma, sia lei che Gomez sono un po' presi da questo ardore. Non posso dire troppe parole, altrimenti YouTube mi dà problemi con il video. È molto interessante perché questo ruolo non è gerarchico, il rapporto tra i due, il desiderio tra i due non è gerarchico, ma intercambiabile. C'è Morticia che può torturare Gomez e poi c'è Morticia legata e Gomez teoricamente può stringerla e torturarla. La parte interessante del personaggio di Morticia è che se spesso all'interno del cinema le donne sexy vengono rappresentate come poco femminili, quindi pericolose, a volte se gli si concede di essere sexy e anche un personaggio femminile, le si estranea totalmente da un'altra opportunità, che è quella della maternità. Mentre invece qui Morticia, oltre a essere caratterizzata dal suo desiderio erotico, viene caratterizzata anche da un'altra caratteristica. Morticia è principalmente una moglie e una madre. Molto spesso il desiderio attivo femminile non viene conciliato all'interno del cinema con un personaggio che è caratterizzato come madre, viene ritenuto quasi disdicevole, come se una volta fatti i figli se io dei baracca e burattini. Un'altra caratteristica è il fatto che Morticia sia in realtà una casalinga. In genere le casalinghe vengono caratterizzate con due compiti, quelli di cucinare e tenere pulita a casa. Morticia non fa nessuna delle due, non cucina, e soprattutto vediamo la casa che è caratterizzata dall'essere sporca, avere ragnatele, che quindi si sposa bene sia con il taglio goth, che ha questo genere di film, questo stile degli Adams, ma diciamo è anche per sottolineare un altro tipo di cosa. Morticia non è la classica casalinga. Tutte quelle caratteristiche che molto spesso vengono avvicinate a una madre, una moglie o una casalinga, Morticia non le ha. E questo personaggio secondo me è molto interessante sotto più livelli, perché se è caratterizzata come una casalinga, moglie e madre, che il cinema di oggi non sembra riuscire a valorizzare o dare in taglio trasgressivo, Morticia ha diversi assi nella manica. Cioè per esempio quando la famiglia Adams perde tutti i soldi, sarà proprio lei ad andare a cercare un lavoro per mantenere la famiglia, quindi a essere la breadwinner della situazione, un ruolo che molto spesso viene affidato all'uomo. Tutta la parte in cui lei va a fare il colloquio di lavoro e parla delle sue esperienze non si basa tanto sul fatto di essere donna e quindi non poter mantenere la propria famiglia, mantenere il proprio marito, ma la parte ironica è proprio sul fatto che lei
personale sia inconciliabile con la società, il suo tipo di personalità non è conciliabile con quel mondo. Cioè, infatti, quando lei parla delle sue competenze, del fatto che lei abbia studiato delle cose che non interessano a quella società, il primo lavoro che le viene proposto è quello tipico da donna, tra mille virgolette, ovvero quello di insegnante d'asilo nido. Ma Morticia ha un approccio differente e proprio per questo fallirà nell'essere la corretta femminilità. Una cosa simile nel fallire nell'essere la corretta femminilità noi lo vedremo continuamente in Mercoledì, sarà molto più esplicito nel sequel del film, ma anche qui si vedono già nei primi punti. C'è per esempio Mercoledì nella recita scolastica che è vestita da pirata, ma soprattutto il suo fallire nell'integrarsi e nell'essere la corretta ragazza lo vedremo principalmente con la maestra di scuola. Quando la famiglia va lì per vedere la recita scolastica, la maestra chiama Morticia di parte per dirle che qualcosa non va con sua figlia. Le spiega che hanno fatto questo compito in classe in cui ogni ragazzo doveva parlare delle persone che ammiravano, e se un bambino aveva parlato del First Lady, se avevano parlato di Bush, il presidente degli Stati Uniti all'epoca, o di Jane Pauley, una presentatrice TV dell'epoca, Mercoledì aveva parlato della sua prozia, che era una strega, che era diventata famosa e l'avevano bruciata perché ballava nuda in piazza e aveva assoggettato un prete. Questa metafora è molto interessante sia perché si sposa molto bene con la caratteristica, l'iconografia della famiglia Adams, ma un codice, ovvero la prozia di Mercoledì Adams non era un idolo della TV, ma era una femminilità libera. Molto spesso nell'iconografia femminista si è utilizzato per esempio quello della strega, ovvero quelle femminilità che nell'epoca della caccia alle streghe erano delle donne uccise molto spesso perché erano scomode, non andavano bene, si ribellavano e quindi le tacciavano di essere streghe e se le toglievano di mezzo. È molto interessante come la società normale sia in realtà spogliata della sua normalità e sembra totalmente fuori di testa. Vediamo questa maestra che non ha alcun problema nel vedere bambini che idolatrano icone televisive famose per essere famose, o addirittura dei presidenti che dichiarano guerra e quello va bene, viene considerato pericoloso una tizia che ha ballato nuda in piazza. È molto interessante secondo me anche come sia a livello di femminilità ma anche a livello di maternità viene elaborata la figura di Morticia. Lei è caratterizzata come una madre amorevole, certo i figli si ammazzano roba così perché è all'interno della famiglia Adams, però è sempre estremamente attenta nel proteggere i propri figli dal mondo esterno, e il suo tipo di maternità sembra molto più sensato e meno tossico rispetto agli altri tipi di maternità che noi vedremo all'interno del film. Viene confrontata per esempio con quella di Margaret, la moglie dell'avvocato, che vediamo che si lecca tipo un fazzoletto e pulisce il bambino, è una maternità soffocante, oppressiva. C'è una maternità invece totalmente tossica, che è quella di Gordon, ovvero la donna che ha trovato Fester e lo crescerà facendogli credere di essere un'altra persona e lo utilizzerà, gli farà ricatti emotivi, non lo vorrà vedere felice, lo opprime letteralmente. Gli fate la violenza psicologica tramite il ricatto emotivo. Tutti dei tipi di maternità totalmente tossiche, che teoricamente però sono la normale società. È molto interessante anche la tecnica registica con cui vengono presentate le protagoniste femminili. C'è per esempio Mercoledì che viene presentata con un'arma in mano che sta per uccidere il fratello. Se insomma nei film vengono concessi e viene considerato normale che un protagonista maschile o un bambino giochi con le armi, questa cosa viene totalmente preclusa alla rappresentazione delle bambine all'interno dei film, se ci fate caso. Ma la parte secondo me più bella, più interessante, è la presentazione di Morticia, che è letteralmente la diva. Viene presentata infatti così, con degli stratagemmi della regia che spesso si utilizzavano nel vecchio cinema per presentare le dive, quindi loro distese su queste coperte fatte di seta, di stoffe preziose, che molto spesso erano utilizzate perché oggetto del piacere visivo dello spettatore. Qui invece viene totalmente ribaltato, perché sì, Morticia viene presentata così, ovvero prima si presentano parti del corpo e poi boom, si arriva sul primo piano, ma ci sono dei dettagli molto più interessanti, sia perché la prima cosa che dice, come vi ho detto, è parte di un desiderio attivo, quindi rompe il fatto di essere oggetto, ma parla subito di essere soggetto attivo, dei suoi desideri, di quello che vuole, che il marito voglia fare per ottenere piacere. Ma subito dopo c'è una caratteristica: Morticia per tutto il film viene illuminata in maniera diversa, ha sia una luce dietro ma soprattutto ha una luce sugli occhi, sullo sguardo. E questa tecnica è una citazione registica di un film noto alla cultura goth, sto parlando di Dracula di Todd Browning.
Coming. È un film, uno dei primi film di Dracula, in cui il protagonista, il conte Dracula, era interpretato da Bela Lugosi. E il regista Todd Browning, per, diciamo, dare lo sguardo penetrante alla figura del vampiro, la figura del vampiro è sempre sinonimo di essere ammaliante, di essere anche con un forte appetito sessuale, la stessa cosa, che le stesse caratteristiche che ha Morticia, quindi essere ammaliante, questo appetito, diciamo che il regista aveva trovato una tecnica per illuminare solamente questa parte del viso, aveva utilizzato uno specchietto per riflettere la luce solamente sul taglio degli occhi dell'attore di Bela Lugosi, e la stessa antica tecnica verrà fatta per tutto il film per il personaggio di Morticia. Una delle cose, secondo me, molto interessanti è proprio la coppia di Gomez e Morticia. Molto spesso nel cinema, quando vediamo un personaggio femminile molto emancipato, viene devirilizzato il personaggio maschile, o lo tolgono direttamente perché dicono togliamolo, è una donna tosta, non ha bisogno di un uomo, eccetera eccetera. Una scelta interessante sotto molti aspetti, ma molto spesso semplicemente una voglia di non creare un nuovo tipo di coppia perché non lo sanno fare, quindi eliminano semplicemente, oppure ancora si devirilizza l'uomo, quindi semplicemente si fa passare per oggetto l'uomo e il soggetto femminile. Qui invece vediamo qualcosa di molto più interessante, perché loro hanno un rapporto paritario. Gomez non viene devirilizzato, ha delle caratteristiche secondo me molto interessanti, perché noi lo vediamo presentato per esempio con questi cappelli che ricordano l'Oriente, oppure ancora delle stoffe che spesso vengono collegate alla femminilità, quindi a questi vestiti molto curati, si cambia molto spesso d'abito e ha per esempio delle stoffe come il velluto o la seta che spesso vengono connesse al femminile, non abbastanza damascio per gli uomini, ma allo stesso tempo il suo macismo, diciamo, viene riconfermato di volta in volta in maniera differente, cioè questo spesso ricorre alle lame, non per essere macio, tossico, eccetera eccetera. È una mascolinità forte, ma allo stesso tempo non è una mascolinità tossica nei confronti delle altre mascolinità, ma anzi è caratterizzato molto spesso sia da questa forza, da questo desiderio virile del quindi fare in continuazione cosacci con la moglie, ma è caratterizzato anche da cose che molto spesso sono precluse alla mascolinità virile, ovvero i sentimenti. Lui non ha semplicemente desideri per sua moglie, ma la ama. Dice in continuazione frasi in lingue diverse su come la ama, ma ha un amore davvero molto forte per tutta la sua famiglia, sia per quanto riguarda i figli, Gomez è un padre molto presente, ma tutto l'argomento del film sarà proprio il rapporto con il fratello, i sentimenti per suo fratello, che è una cosa che raramente i personaggi maschili hanno accesso. Inoltre c'è un altro dettaglio molto interessante secondo me. Morticia e Gomez sono una coppia mista e dovete pensare che nel 91 era ancora una cosa così negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una storia di schiavismo recentissima, cioè fino agli anni 60 per gli Stati Uniti era per legge che le persone bianche erano in un modo. Fino a pochi anni fa il razzismo era legge negli Stati Uniti, erano anche fuori legge in alcuni stati, per esempio, potersi sposare tra persone di retaggio etnico differente, quindi figuriamoci quanto può essere di impatto il fatto che Morticia sia bianca e Gomez all'interno di questo film sia interpretato da Raul Julia, ovvero un attore portoricano, e nonostante i personaggi ispanici molto spesso siano rappresentati con molti stereotipi per quanto riguarda l'arte amatoria, pensate alla carriera di Antonio Banderas, coraggio, che molto spesso gli hanno fatto fare stereotipi dell'ispanico un po' caloroso, eccetera eccetera. Il personaggio di Gomez non ha nulla di tutto ciò, ha una mascolinità virile che non ricade per esempio nel stereotipo dello spagnolo dal sangue bollente. Il suo personaggio per esempio ha un retaggio, credo, cosacco, visto che una delle tradizioni di famiglia è proprio un ballo cosacco, il mamushka. Viene molto spesso caratterizzato dall'Oriente Gomez, ed è interessante perché molto spesso l'Oriente, soprattutto nel cinema, viene utilizzato per quei personaggi che vengono devirilizzati. Subito dopo la presentazione di Morticia e Gomez c'è il confronto con un'altra coppia che teoricamente dovrebbe essere quella normale, quindi quella dell'avvocato Tully con sua moglie Margaret. Vediamo subito che loro ha un rapporto che ha dei problemi, sia un rapporto normale ma un rapporto problematico, non si comunicano, lui la tratta male, lui è una brutta persona, e anche il rapporto tra genitori non va tanto bene. È molto interessante come gli Adams siano, diciamo, presentati tra mille virgolette all'apparenza come qualcosa di diverso, come qualcosa di estremamente spaventoso per la società, ma in realtà la famiglia Adams sia spaventosa per la società perché è priva di quasi tutte le cose tossiche della società. Per esempio sono una famiglia ricchissima, nonostante tutto non li vedremo mai ostentare la loro ricchezza, e non sembrano
quasi dare valore a quei soldi. C'è per esempio un momento, l'unico momento in cui ostentano e pagano tanto è quando danno all'asta un castradita molto prezioso e se lo ricomprano in un atto estremamente erotico. Fanno un rilancio per dare sempre più soldi tra Morticia e Gomez, ma il motivo non è semplicemente ostentare, è che quella è un'asta benefica in cui i proventi andranno a delle persone con della disabilità mentale e quindi in realtà stanno dando soldi in beneficenza, altrimenti non li vediamo mai ostentare soldi, anzi vivono in una casa che sia molto grande ma non è particolarmente di lusso. Quando per esempio Gomez porterà Fester all'interno della cassaforte, non sono i soldi che lui intende, ma lo porterà all'interno di questo viaggio giù all'interno dell'abisso, che porterà a una stanza dei ricordi. Il tesoro di Gomez, della famiglia Adams, sono i ricordi, e infatti all'interno di questa stanza ci sono i ricordi, i giocattoli da bambino, i filmati vecchi. È molto interessante come gli Adams nel mondo fuori delle persone della società siano visti come degli scemi. C'è per esempio il vicino che crede siano degli stolti, l'avvocato idem crede siano dei sempliciotti scemi e strani, mentre in realtà non sono scemi, sono semplicemente delle persone che non truffano gli altri, non ingannano mai gli altri. È molto interessante una cosa secondo me nella famiglia Adams, come tutti quei codici che nella nostra società, nel nostro, credo, psicologia, percepiamo come morte, siano in realtà rielaborati per essere appetibili al pubblico e quindi dar meno il senso di morte. Non sto parlando della morte letterale, come per esempio, non lo so, il sangue o quando parlano esplicitamente di quello, ma per dei codici, come per esempio il passato. Il passato è un tesoro per gli Adams, il passato è in continuazione presente all'interno di questo film, perché il Fester viene dal passato, Gomez non si è mai dato pace per questo fratello perso e vuole continuamente rivivere e fare pace con questo fratello con cui ha litigato. Spesso lui e Morticia ricordano il passato, e il passato viene percepito molto spesso come la morte. Se il futuro è la possibilità di vita, se il presente lo vive in questo momento, il passato è qualcosa che non c'è più, e quindi esattamente come la morte. Come viene rielaborato all'interno del film è sempre in una connotazione positiva, così da non perdere niente, e insomma rielabora qualcosa che teoricamente dovrebbe dare il senso di morte in qualcosa di diverso. Lo stesso viene anche all'interno della casa degli Adams. Ci sono tantissimi oggetti che sono privi di vita, ma all'interno della casa degli Adams hanno una vita, come per esempio la mano, che teoricamente dovrebbe essere morta, non dovrebbe vivere, oppure il cancello, che dovrebbe essere un oggetto inanimato, che invece ha una vita propria, oppure ancora c'è il tappeto dell'orso che ha zanne e quindi è vivo, oppure ancora c'è l'erba che in realtà è viva e ingabbia la dottoressa, la finta madre di Fester. C'è come un ribaltamento all'interno del mondo degli Adams: quello che è morto in realtà è vivo, quello in realtà viene considerato positivo dalla società viene ribaltato ed è in realtà negativo. È molto interessante anche come il passato venga tirato in ballo per cose positive, anche laddove sembrerebbero un po', diciamo, difficili da gestire, come per esempio il passato, i passati amori di Gomez. Si parla molto di flora e fauna, che sono un riferimento alle gemelle Hilton, delle famose gemelle siamesi che hanno avuto successo nel mondo del cinema per un po'. Ve ne avevo parlato in un video, vi lascerò qui sotto, della loro storia, che è davvero assurda e vi consiglio di ascoltarla. Loro sono, noi nel finale del ballo le vediamo che vengono rimesse nella camicia di forza e riportate probabilmente a un ospedale psichiatrico, e quando Morticia si rivede con loro e sa che insomma suo marito ha avuto un flirt con loro due, non c'è niente di negativo tra loro due, anzi lei si complimenta con loro, c'è una forte complicità. È molto interessante come non ci siano attriti tra gli altri, ma sempre una forma di ammirazione. È anche molto interessante come nel mondo della famiglia Adams tutto sia bello, anche quelle persone che hanno delle caratteristiche che all'interno della nostra società non avrebbero niente di bello secondo gli altri. La bellezza sembra essere un argomento continuo, spesso parlano di quanto è bello qualcosa, quanto è bello l'altro, spesso si fanno i complimenti, e per assurdo, se in genere, diciamo, il mondo scuro, goth, viene considerato come pessimistico e quindi qualcosa di negativo, in realtà è pieno di positività. Noi vediamo in continuazione i membri della famiglia Adams, soprattutto Morticia, che si complimenta in continuazione con altre persone e altre donne, anche all'interno di quei contesti in cui nei film normali c'è sempre la competizione tra donne per avere un uomo, roba del genere, gelosia, roba del genere.
un tipo di gentilezza che raramente vedremo nel mondo esterno. Come vedete, è molto interessante come vengano umanizzati, nonostante questa famiglia abbia uno stile gotico con molteplici riferimenti alla morte, ma per renderli family friendly, diciamo che ci sono chiavi di lettura differenti per rendere questo mondo più amichevole e anzi molto più caloroso rispetto al mondo esterno. Quindi il loro mondo è completamente un ribaltamento, quello che in realtà non è animato lì a vita, e tutto ciò si vede anche dalla regia. Cioè, per esempio, la regia, che quando la famiglia Adams perde casa, quindi deve andare via, deve abbandonarla, cioè vediamo per la prima volta loro fuori di casa alla luce del sole. Molto spesso ci sono dei codici della regia che quando un personaggio è triste fanno che buio o che piove. Qui invece siamo in un mondo capovolto, quindi il sole vuol dire che le cose vanno male. Uno dei temi centrali è la famiglia, e una delle cose secondo me molto interessanti è l'unione tra Gomez e Fester. Alla fine del film si scoprirà che Gomez in realtà era effettivamente Fester e si ritrovano, ma è evidente una differenza: Gomez è latino, Fester non è latino. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la famiglia, intesa come la intendono gli Adams, è qualcosa di allargato. Non a caso all'interno della famiglia c'è anche Lurch, che teoricamente è una persona che lavora per loro, che viene trattata allo stesso livello. C'è per esempio Mano. Fester stesso viene accolto all'interno della famiglia e viene accettato dopo i dubbi iniziali quando sembra inserirsi effettivamente all'interno della famiglia. Anche da Mercoledì stessa. Mercoledì non crede che quello sia il vero Fester, però allo stesso tempo, se si trova bene con lui, lo accetta come zio. Lo include, lo inserisce all'interno del cerchio e delle costruzioni familiari. Quindi sembrerebbe essere una famiglia aperta anche alla possibilità che quello non sia il vero Fester. Il problema non è che non sia un parente di sangue, il problema è che ha altri fini. Questa voglia di aprire la propria famiglia anche a persone che non sono semplicemente collegate dal sangue sembra avvenire soprattutto nel secondo capitolo, in cui Margaret, la moglie di Tully, dell'avvocato Tully, una volta che si è presa, diciamo, questa cotta per il cugino Heat, viene totalmente integrata all'interno della famiglia. Nonostante abbia tradito il marito, non viene condannata per questo, una cosa che, diciamo, in altri film verrebbe condannata assolutamente. La famiglia Adams, secondo me, è molto interessante per come viene rappresentato. Ha una scenografia, dei costumi ricchissimi di dettagli, di chicche, ma la parte secondo me interessante è come la famiglia Adams rappresenti la libertà di essere se stessi. Proprio all'interno del contesto, in una società così, diciamo, stretta, piena di regole, che riescono a tirare fuori il peggio dei personaggi che noi vediamo che sono inseriti all'interno della società, la famiglia Adams, essere se stessi, sembra quasi essere l'unica possibilità per vivere una vita felice e non fare del male a nessuno. Se nella società i mariti sono mariti, le mogli sono di un certo tipo, i bambini sono di un altro tipo, all'interno della famiglia Adams tutto ciò esplode e si creano delle regole in cui ognuno è se stesso. In cui anche i bambini hanno una certa libertà, non sono forzatamente infantilizzati come vediamo per il figlio di Margaret e di Tully, ma sono anche liberi di indagare l'oscurità e i propri interessi, per quanto siano bizzarri, come per esempio Pugsy e Mercoledì. Sembra quindi quasi un inno alla libertà, e rivedendolo da adulta è interessantissimo. Ma voi che cosa ne pensate? Avete notato tutte queste caratteristiche del film oppure no? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Spero di avervi fatto scoprire qualcosa in più sul film, e nel caso fosse così, lasciate qui sotto un emoji del pipistrello. Grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!